efficienza. Dite la verità, quante volte avete letto e sentito questo termine per fini commerciali? Compra il nuovo modello di smartphone, è il 75% più efficiente. Oppure la nuova auto della serie XYZ con consumi ancora più efficienti. Sì, insomma, tutti vogliono far leva sul solito concetto, ovvero che per migliorare bisogna essere più efficienti. Ma questa corsa matta e disperatissima all'efficienza non è necessariamente una cosa negativa, anzi significa letteralmente essere la migliore versione possibile di noi stessi. Sì, ok, ho già affrontato il tema dell'essere migliori, ma rendere efficiente qualcosa non è solo migliorarla, in alcuni casi è proprio evolverla. Nell'episodio precedente, ho sempre desiderato dirlo, vi ho portato con me insieme a Scuola.net e Distretto Italia per scoprire tutte quelle professioni spesso sconosciute che contribuiscono concretamente a migliorare il nostro paese che, diciamocelo, non è ancora un granché in campo di efficienza. E quando parliamo di efficienza intendiamo anche quella della rapidità di ingresso nel mondo del lavoro. Pensiamo solo a quanti giovani restano a lungo senza lavoro e a quanti lavori aspettano giovani senza trovarli. Ad esempio, vi ricordate qualche tempo fa vi avevo parlato dei posatori di fibra ottica? Ma non ci sono solo loro. Grazie a Distretto Italia ho scoperto che c'è un mondo di opportunità simili, ma diversissime tra loro, in cui è possibile non solo formarsi velocemente, ma anche in modo efficiente e soprattutto gratis. A quanto pare non prende le monete più grandi di 50 centesimi. Non gli piacciono, non gli piacciono. Non sto scherzando, basta un diploma o una qualifica professionale e in poche settimane sei pronto per entrare nel mondo del lavoro. Poi la scuola dei mestieri per diventare un professionista delle ferrovie, autista dei mezzi pubblici, store e area manager delle grandi catene di distribuzione, tecnico di rete, esperto di software, reti, intelligenza artificiale. Dannazione! Insomma, hai l'imbarazzo della scelta. Dimmi la verità, avevi mai pensato a tutte queste professioni? Sono lavori in grado di soddisfare i giovani di oggi? Per capirci qualcosa devo parlare con chi è dentro. Continuo il mio viaggio in Italia per scoprire nuove professioni. Oggi mi accompagnerete a conoscere Valentina Parmigiani, una site manager, ossia una manager di cantieri, il cui compito è Vabbè, lo chiedo direttamente a lei. Di cosa ti occupi? Allora, io sono il contabile di cantiere per quanto riguarda la gronda di Genova. Mi occupo praticamente di rilevare i quantitativi che vengono emessi dal progetto e contabilizzarli. In ufficio ci passo più che altro per poter inserire tali dati. Cosa significa per te efficienza? Con efficienza significa lavorare con costanza per raggiungere un obiettivo che deve essere chiaro e pulito. Ed essere una persona efficiente significa anche delle volte fare un passo indietro per capire dove stai sbagliando. Senti, questa è la domanda più importante di tutte. Ti piace il tuo lavoro? Io adoro il mio lavoro. Si parte con entusiasmo, con voglia di fare, con la voglia di eccetera. Poi arrivi al punto che devi incontri il duro lavoro, incontri la cosa che io lo chiamo il mio abisso. E quell'abisso che sta tra l'aspettativa che avevi prima e quella che ti trovi. Io ho guardato questo abisso e ho visto l'altra parte. Per quanto può essere pesante, demotivante, quando arrivo a termine di qualcosa, quando arrivo a cosa, io sono contentissima. Ho la possibilità di essere un granello di sabbia davanti a questo lavoro. Ma quello che mi chiedo è davvero così semplice trovare un lavoro che soddisfi chi lo fa e aiuta tutto il paese a disporre di servizi che oggi sono essenziali per molti? Distretto Italia riesce a mantenere quello che promette? Per scoprirlo ho deciso di parlare con una ragazza che non solo conosce il lavoro di posatrice di fibra ottica, ma che adesso lavora come site manager in Open Fiber, la punta di diamante della connessione internet in Italia. Come sei arrivata a fare questo lavoro? Cercavo un corso per integrare il mio percorso formativo e ho trovato tramite Distretto Italia il corso di site manager, che è perfetto per quello che già stavo studiando io. Mi sono iscritta per fare il corso, è andato tutto bene, il corso è durato un mese, dopodiché ho fatto un colloquio. Adesso quindi lo fai a tutti gli effetti? Sì. Quindi è stato facile trovare lavoro per te? Facile non è stato facile, però è stata una grande opportunità. Senti, ma questo lavoro ti permette di coltivare le tue passioni, insomma, sì.
com'è la work-life balance? Si tratta di un lavoro molto stimolante perché ogni giorno porta a imparare, mi piace quello che faccio, quello che sto facendo tuttora. Cioè, l'obiettivo è quello di crescere, quindi anche insieme all'azienda già dove lavoro adesso, di riuscire ad arrivare a una mansione più complicata. Sono sincero, fino a poco fa non sapevo davvero quanto fossero importanti queste professioni, perché ci permettono di godere di tante cose che oggi diamo per scontate. Pensaci un attimo, quanto è incredibile aprire un PC e avere una connessione senza fili eppure ultraveloce per lavorare, giocare o utilizzare i social. Ma anche avere la possibilità di poter uscire e andare nei centri commerciali, dove ci sono i punti di vendita di tanti marchi che amiamo, magari prendendo un mezzo pubblico per non inquinare e spendere meno. Per non parlare del fatto di poter viaggiare da una parte all'altra dell'Italia su autostrada, oppure prendendo un treno o una nave, magari guidate da un software intelligente che le rende più sicure. L'efficienza raggiunta oggi è frutto di decenni, anzi secoli di evoluzione scientifica, e quello che dobbiamo fare è ricordarci che non siamo arrivati, ma anzi è appena iniziata. Distretto Italia vuole avvicinare i giovani a queste professioni proprio perché sono professioni di cui il paese ha un gran bisogno. Professioni essenziali per l'evoluzione e il progresso del nostro territorio, perché è la nostra casa e dobbiamo migliorarla. E poi chissà, un giorno magari, guardandoci indietro, potremmo dire che la definizione di efficienza è proprio quella di lavorare in Italia.